E oggi siamo a Montesilvano, a casa di Fabio Taborre della Neri Sott'Olio, una delle giovani promesse del ciclismo italiano. Andremo ad intervistarlo, a farci raccontare le sue esperienze sulla bici, ma anche nel suo tempo libero. Fabio, ciao, Alessandra Portinari, di Segui il ciclismo. Ciao, come stai? Tutto bene, tutto bene. Fabio Taborre, sei professionista dal 2009 e hai corso finora con squadre importanti, con capitani importanti. Ci racconti com'è nata la tua passione per il ciclismo? Avevo 7 anni e mio padre, sono stato promosso e siamo andati da Masciarelli per comprare una mountain bike. E alla fine Palmiro ho detto perché non lo fai correre e mi ha comprato la mia prima bicicletta e da lì è cominciata questa mia avventura. Con quale squadra? Ma correvo con la Masciarelli, con Lorena, la Vissambuceto all'inizio e poi piano piano passano tutte le categorie, sono come ogni, penso, ragazzo, poi bambino, il suo sogno è passare professionista e ci sono riuscito. Quale ruolo nelle squadre? Ma mi è sempre piaciuto vincere sicuramente, però appena sono passato professionista è stata un po' dura e ho corso sicuramente con corridori di alto livello. E sicuramente quando sono passato con l'Androni c'era Gilberto Simoni, Scarponi, Rebellin, corridori di alto corridori che hanno vinto tante gare. Senti, tu hai corso appunto con capitani importanti, hai aiutato moltissimo, hai contribuito molto alla squadra, al gioco di squadra, però tu quante corse hai vinto finora? Ho vinto 3 gare, ho vinto Camaiore, la mia prima gara, poi il trofeo Pantani e una tappa in Austria e poi diversi piazzamenti. Vincere Camaiore non è facile, e da lì è iniziata anche un po' la tua carriera, il tuo nome è iniziato anche a girare. Sì, sicuramente la mia carriera è esplosa con l'Acqua e Sapone, la squadra di casa, dove mi trovavo molto bene. La mia prima vittoria è stata sì proprio Camaiore, una delle gare più importanti nell'ambito professionista. Poi ho continuato col Pantani e poi con l'Austria, tappa in Austria. Hai provato anche al Matteotti anche lo scorso anno. Com'è il Matteotti? Ma il Matteotti, come dire, è una gara che mi piace molto perché si corre in casa e poi non sono riuscito mai a vincere, sempre terzo, quarto e quest'anno mi dispiace molto che non si fa, sia per me che per il mio fans club che aspettano ogni anno questa gara per poter far festa e mi dispiace un po' per questa cosa. Senti, tu hai dato una mano anche a far vincere Danilo Di Luca, in una gara, in particolare quale? Sì, siamo tornati sicuramente al Giro d'Austria dove Danilo ha vinto e sicuramente anche a Nobili. Quell'anno con l'Acqua e Sapone dove mi sono trovato meglio, sia con Danilo, con Garzelli, con Donati, con i fratelli Masciarelli. Eravamo più che una squadra, una famiglia. Stavamo uniti e si stava molto bene sia nelle gare che fuori le gare. E quell'anno già si parlava di una maglia della squadra italiana ai mondiali. Sì, quell'anno sono andato veramente forte, ho avuto molti piazzamenti, vittorie, però purtroppo la maglia non è arrivata. Ultimamente mi sono un po' perso, l'anno scorso non è che è andata come speravo, quest'anno
non è cominciato con il piede giusto, però penso che il finale farò vedere grandi cose e cercherò sicuramente di prendere questa maglia per fare qualcosa di importante. C'è stata un'amarezza anche ad aprile perché ti hanno in qualche modo escluso dal Giro d'Italia a cui tenevi tanto. Sì, proprio per quello quest'anno puntavo molto al Giro d'Italia, sicuramente non per fare classifica ma per ambire a qualche tappa. Purtroppo non è stato così, ma forse i primi giorni sono stati un po' duri. La mia famiglia sicuramente mi è stata vicina e mi ha dato quel pizzico in più per essere un po' più cattivo e fare questo finale di stagione con un po' di grinta in più che mi avevo messo dietro le spalle. E a proposito della tua famiglia, ogni volta che vinci una gara o comunque ottieni un buon risultato, tu dedichi sempre questa vittoria a qualcuno? Sì, come ogni mattina e come ogni momento della giornata, sicuramente penso a mia sorella, la cosa più importante che purtroppo ho perso, però come dice mia mamma, si va avanti, la vita purtroppo a volte ti fa degli scherzi che sono duri da superare, però andremo avanti e come hai detto bene tu, e ogni volta che vinco sicuramente il primo pensiero va a lei. Quanto eravate legati? Ma eravamo legati abbastanza, sai, le cose quando le hai forse non le apprezzi quando te le tolgono e da questo ho capito tanto che le cose le apprezzi quando non le hai. Tu sei un ragazzo anche un po' timido, anche un po' schivo di magari serate locali, pescaresi o altre situazioni. Come trascorri il tuo tempo libero? Ma non è che mi piace tanto andare in giro, poi non è che abbiamo tutto questo tempo, siamo sempre destra, sinistra a correre, adesso vai in Belgio, dopo vai in Trentino, Slovenia, non ci sei quasi mai. L'inverno, quei 2 mesi, sicuramente faccio 20, un mese in vacanza, sicuro vado a qualche parte del caldo, al mare, che l'estate ci vado poco. Poi quel poco di tempo che mi resta sto sicuramente con la mia famiglia e i miei amici più stretti. E sicuramente sto al bar lì a fare una chiacchierata, niente di che. Senti, adesso c'è un appuntamento molto importante che è il campionato italiano. Potrebbe essere veramente la buona occasione per metterti in evidenza. Sì, ho fatto 10 giorni in Belgio, Lussemburgo, adesso ho fatto lo Slovenia e l'Appennino e adesso sabato c'è il campionato italiano. La condizione e la gamba rispondono bene. Mi servirebbe una vittoria forse per fare quel salto di qualità che sto aspettando. Il campionato italiano sarebbe sicuramente un trampolino di lancio. Vincere è sempre difficile, ma ce la metterò tutta. La condizione è buona, speriamo, incrociamo le dita, speriamo che vada tutto bene. Com'è il tracciato, il circuito del campionato? Ma dicono che si fa il circuito del Melinda, che si faceva la gara in Melinda e mi si addice molto alle mie caratteristiche, un bel percorso e vediamo. Il caldo ti aiuta? Il caldo è sempre stato dalla mia parte, a me piace molto quando le gare fa caldo, soprattutto agosto è il mio periodo. Dicono che sabato è un po' incerto il tempo, speriamo che farà caldo e ci sta il sole. Senti, poi proseguirai la stagione con le gare in Italia. Sì, poi dopo stacchiamo un po' e ricominciamo a fine luglio dove correremo in casa, così si dice perché la squadra è toscana, faremo l'Arciano e Toscana e riniziamo da lì, poi faccio Burgos, corsa a tappe in Spagna e poi gare in Francia e poi tutto il calendario italiano per Trittico e fino a Lombardia. Quanto sarebbe importante anche per il tuo prossimo futuro, visto che sei anche in scadenza di contratto, indossare la maglia azzurra? Ma come ti ho detto prima, ci servirebbe una bella gara per fare quel salto di qualità che mi serve ancora. Sì, ho vinto, però non è abbastanza secondo me.
Sicuramente ho detto, non avendo fatto il Giro d'Italia, sto un po' arrabbiato e sicuramente con una grinta in più per poter far bene questo finale di stagione e prendere questa maglia azzurra. È un mio obiettivo. Tu sei in squadra con Matteo Rabottini, con te però c'è un altro abruzzese, De Patre. Spesso vi allenate insieme, comunque siete sempre vicini, vi date suggerimenti anche per le gare. Sì, forse prima ne eravamo di più, ne eravamo una quindicina di abruzzesi, adesso siamo rimasti in pochi e sì, con Rabottini e De Patre che sono in squadra con me sicuramente leggo un po' di più. Roberto lo vedo più in allenamento che in gara, ma ci sentiamo molto spesso, quasi tutti i giorni. Lui fa più gare all'estero, io faccio più gare in Italia. Quanto è importante il gioco di squadra, avere un affiatamento anche tra i compagni? Ma un buon 50% sicuramente, ed è importante essere uniti quando si corre. Senti, e l'anno prossimo hai pensato già, c'è qualche squadra che... a cui stai pensando, comunque hai avuto già contatti? A dire la verità non ci ho ancora pensato, sicuramente sono in scadenza di contratto e ti ho detto voglio fare un finale alla grande per poter poi pensare ad andare in qualche altra squadra o rimanere qui, ancora non ci sto pensando. E poi c'è la vicenda di Ulissi che è uscita in questi ultimi giorni, che ha di nuovo gettato dubbi e ombre nel mondo del ciclismo. Tu Ulissi lo conosci, avete corso insieme, insomma? Sì, fino all'altro giorno abbiamo fatto il Giro di Slovenia, stavamo lì scherzando e ridendo durante la gara. E quando l'ho saputo ieri mi è caduto un po' il mondo, perché sai, non me l'aspettavo da lui, non me l'aspettavo sicuramente. Dopo sai, il ciclismo a volte, dalle stelle alle stalle, a volte ti fa pensare molto, ti fa pensare. Mi dispiace sicuramente sia per lui, perché a volte queste cose sono, oltre alla morte, sono le cose più brutte che ti può capitare. Poi a livello, il tuo lavoro, essere positivo dall'oggi a domani significa che oggi hai tutto, domani non hai più niente, sai, è un po' dura. Mi dispiace, non... sai, su queste cose non è che si può dire tanto. Tu l'hai sentito, gli hai mandato un messaggio, hai provato a contattarlo? No, non è che c'avevo questo rapporto così, questo legame, però ho detto, ci parlavo in gara, era un compagno di gruppo e mi dispiace sicuramente. Non è una cosa che tu hai vissuto anche lo scorso anno, diciamo prima con Di Luca, ma anche con Sant'Ambrogio, con cui eri legato, correvi proprio insieme. Sì, più con Danilo l'ho vissuta che con Sant'Ambrogio, perché Danilo è abruzzese e sai, vedere una persona che dal Giro d'Italia era un dio, di colpo non essere più nessuno, anche lì bisogna avere pure carattere, perché sono persone che sono un po' deboli, va a finire che la possono prendere in un certo modo. Spero che non auguro mai a nessuno questa cosa, e anche io, facciamo le corna, che non succedere mai qualcosa di così brutto. Allora Fabio, prima di farti in bocca al lupo per il tricolore che si correrà sabato, se vuoi lancia un messaggio agli amici che ci seguono da casa. Ma speriamo di fare un grande campione italiano per tutti i miei fans e tutta la gente che mi segue. Vi saluto, grazie, è stato un piacere, ciao.